siamo giunti quest'anno alla 56esima edizione del Carnevale e come tutti gli anni, da 56 anni a questa parte, si svolgeranno le classiche sfilate di carri allegorici per la frazione di Sant'Eraclio. Le sfilate si svolgeranno dalle ore 13 fino a tarda serata e per le tre domeniche, che per quest'anno sono il 12, il 19 e il 26 febbraio. Nel corso delle sfilate, quindi sfileranno i sei carri allegorici preceduti dai gruppi mascherati costituiti da elementi in costume collegato alla tematica del carro. Sempre nel corso della manifestazione si esibiranno sul palco e per strada vari artisti, complessi e scuole di ballo. I carri come ho detto precedentemente sono sei. Abbiamo il carro Mascia e Orso, poi abbiamo il carro I Quattro Elementi, poi abbiamo il carro False Illusioni, il carro Polveri Sottili che prende in considerazione le tematiche dell'ambiente e il carro Pokémon Go e infine il carro che si chiama Tramvata, in pratica parla del nuovo presidente degli Stati Uniti, fa la satira al nuovo presidente degli Stati Uniti. Alle sfilate è collegato un premio che si chiama il premio Alfio Pace, giunto quest'anno alla quarta edizione. E verrà premiato il gruppo mascherato e il cantiere, diciamo, quello più virtuoso, quello che ha realizzato il più bel carro e il gruppo mascherato che si associa meglio al carro stesso. Al Carnevale di Sant'Eraclio è legata, molto importante, l'Osteria del Carnevale. L'Osteria del Carnevale aprirà i battenti giovedì 9 febbraio dalle 8 e sarà aperta tutti i giorni fino a martedì grasso, fino al 28 febbraio di quest'anno. Diciamo che all'ingresso alle sfilate è abbinato un contributo, che noi chiamiamo contributo, un biglietto, ma in realtà è un contributo. Diciamo è un contributo che le persone danno per tutto l'impegno che noi mettiamo per realizzare i carri, i cui proventi vengono poi reimpiegati totalmente nell'anno successivo per la realizzazione dei carri. Senza questo contributo l'attività non potrebbe proseguire nel tempo.